Il Teramo espugna l'Euganeo di Padova, lo fa con due gol nella ripresa, uno splendido di Antonio Bacio Terracino e poi con il raddoppio di Giovanni Graziano, e si conferma la squadra di Palladini bestia nera della capolista. Una vittoria pesantissima in una partita che poteva cambiare tante volte, perché nel primo tempo doppio giallo a Trevisan e Padova che gioca due terzi di gara in inferiorità numerica, poi calcio di rigore in favore della formazione di Bisoli per atterramento di Speranza su Capello. Proprio Capello va dagli 11 metri, ma Bifulco si fa perdonare qualche errore nelle settimane precedenti e neutralizza con i piedi la conclusione dell'ex attaccante del Prato. A quel punto la partita vira decisamente dalla parte della squadra abruzzese, che nella ripresa trova la rete del vantaggio proprio con Bacio Terracino, doppio passo dai 25 metri e poi sinistro che bacia la parte inferiore della traversa e si insacca alle spalle di Bin. Il Teramo non soffre praticamente mai su un campo ai limiti della praticabilità con tantissima acqua e trova sugli sviluppi di un corner al 77esimo il raddoppio con Giovanni Graziano. Prima rete in bianco-rosso per lui. Con questa vittoria il Teramo sale a quota 26 punti in classifica, si rilancia nella volata salvezza e adesso avrà lo scontro diretto domenica prossima contro il Sant'Arcangelo al Bonolis, in una settimana che ha visto il Teramo vincere per la seconda volta in questo campionato contro la capolista e tutte le sue avversarie riposare. Dunque appuntamento a domenica prossima per un uno scontro che vale metà stagione di fatto, con il Teramo che riceverà la visita del Sant'Arcangelo. Teramo batte Padova dunque 2-0. Le reti, lo ricordiamo, di Bacio Terracino e Graziano.